Stiamo arrivando alla conclusione di questa trasmissione. Avete visto due disegnatrici all'opera, io ora vi mostro il risultato del loro lavoro. Allora, alla mia destra Santo Stefano, alla mia sinistra la conduttrice di questa trasmissione. In realtà il disegno di Lucia Botta è molto più carino dell'originale e così bellissimo è questo Santo Stefano. Voi vi starete chiedendo perché questa figura di santo e chi sono queste ragazze, Daniela Boselli e Lucia Botta. Adesso lo scopriamo nel prossimo filmato. Progetto, quello dei santi disegnati con lo stile dei fumetti, dei cartoni animati giapponesi, che ha avuto un grande successo subito nei primi giorni sia a livello mediatico che dal punto di vista dell'interesse per poi commercializzare magliette o simili. Sì, siamo stati contattati da diverse realtà che ci hanno proposto la realizzazione di magliette, giochi di ruolo, giochi di carte, la possibilità di stampare segnalibri, la possibilità di realizzare un volume che a breve troverà una fase, ultimerà la fase con il messaggero di Sant'Antonio. Poi questo progetto è per noi molto importante, infatti ci siamo dedicati tantissimo, soprattutto nella fase di ricerca, ed è stato anche difficile cercare di mediare fra la realtà del santo e l'iconografia in stile manga. Daniela è una delle quattro moschettiere di questo progetto. Da che tipo di esperienza sei arrivata? Insomma, dove hai imparato a disegnare? Allora, sono partita facendo liceo artistico a Milano. Dopo di quello comunque ho notato che effettivamente era parecchio differente da quello che volevo fare, perché ero più impostata sul fumetto, sull'illustrazione giapponese. Da qui ho cominciato a fare la scuola del fumetto, sempre a Milano. Lucia, dietro le tue spalle c'è un disegno, è un tuo autoritratto? No, non è un mio autoritratto, sarebbe Lucrezia Borgia ed è un'opera che è stata disegnata da delle nostre amiche di Perugia, che si chiamano le Perugine come gruppo, e ci hanno appoggiato, diciamo, più che altro in amicizia nel sostenerci in questo progetto. Questa magnifica serie di disegni ha avuto un severo critico del lavoro svolto, si chiama Adriano e adesso ve lo presentiamo. Buongiorno. Ciao. Quanti anni hai? 9. Allora, tu hai in mano tante cartoline. E tu quindi man mano le ragazze e Paolo disegnavano, li vedevi e dicevi se ti piacevano. Sì. E sei soddisfatto del lavoro? Sì. E da grande ti piacerebbe disegnare e fare questo lavoro anche a te? Sì. Quindi stai un po' rubando i segreti del mestiere? Sì. Ringraziamo moltissimo Studio Ebi, ringraziamo Lucia Botta ancora e Daniela Boselli, Sara D'Alena, Francesco Berti e Paolo Linetti, e con loro e con i loro magnifici disegni vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 21. Arrivederci.